Yolanda Zit. Hello everyone! Buon 2019, buon primo dell'anno! Come state? Come avete passato il vostro capodanno? Cosa avete fatto ieri sera? Lo so, avrete fatto sicuramente tardissimo, ma oggi è un nuovo giorno, oggi è un nuovo anno. Quali saranno i vostri propositi per questo 2019? Quali sono i vostri desideri? Cosa vorreste fare in questo 2019? Scrivetemelo sotto in un commento. E qual è stato il vostro ricordo più bello del 2018? Comunque oggi, proprio per rimembrare il 2018 che è andato via ieri e per dare il benvenuto al 2019, facciamo un video di slime vecchi di un anno, ma dell'anno scorso, ma di ieri. Ah, Yolanda simpaticona. Comunque oggi li andiamo a modificare sempre con la nostra ruota fantastica. Sono questi qua. Oh mio Dio, questo qua penso che sia quello messo male più di tutti. Questi qua sono i tre slime che cercherò, almeno credo, spero di riuscire a modificare tutti e tre, cercherò di modificare oggi. Ok, sembra Topolino, guardate. Ok, io direi di iniziare con il primo, che è questo qua blu. Vediamo un pochettino la nostra ruota cosa ci dice. Allora, vediamo che tipologia di slime noi dobbiamo andare a fare. Vediamo un pochettino. Butter! Ok, quindi dobbiamo prendere la nostra clay per fare il butter. Di che colore deve essere la clay? Vediamo. Deve essere blu. No, ragazzi, non ci credo. Deve essere blu, lo slime già è blu. Vabbè, dai, pazienza. Vediamo se dobbiamo andare a mettere qualcosa dentro all'interno, dentro il nostro slime. Quindi per il momento una clay blu devo mettere. Se modificare bagno schiuma per un cincinino, non è andato a finire sulla crema. Mannaggia a mannaggia. Quindi cose random, vediamo cose random. Vediamo un po' se cosa dobbiamo mettere. Palline bianche. Mi piace. Lo riaddenso un attimino. Allora, ecco qua il nostro slime riaddensato. Devo dire che non è neanche tanto male. Adesso andiamo a prendere la clay. Mettiamola di questo colore qui, guarda. Ho avuto abbastanza fortuna, devo ammettere. Il bagno schiuma, visto che è uscito, giusto un scinscinin di bagno schiuma per renderlo ancora più morbidus. Sembra proprio un cielo con le nuvole. Che bello, è morbidissimo. Le palline bianche in questo modo, perché di solito fuggono le palline dall'interno del butter, però in questo caso vediamo un po' di aggiustarlo e sistemarlo. Mettiamo topping. Ah, è vero, topping. Ok, mi sono usciti gli sprinkles, ma vediamo di che colore andare a mettere qui. Ah no, giusto, gli sprinkles. Yolanda, sei furbacchionissima. Gli sprinkles sono questi. Vabbè, mettiamoli. Oddio, wow. Che carino. Ma che carino. Ok, dopo li andiamo a mettere anche sopra. Però dai, per il momento ci piace. Vediamo che senza andare a mettere all'interno. Vediamo un po'. Biscotto. Devo vedere se ce l'ho, perché mi era finita. Magari ci metto questa Princess Cake Cookies, perché mi è finita l'essenza al biscotto. Raga, sono fregata, perché l'essenza al biscotto è quella che io uso di più e che mi è finita non va affatto bene. Comunque ho messo questa qui, che va bene lo stesso, perché comunque sa di biscotto, biscotto, torta e biscotto in pratica. Wow. Vediamo se dobbiamo mettere degli charms all'interno. Vediamo un po'. Sì, sì. Vediamo che charm mettere. Allora, voglio mettere questa nuvoletta, che è davvero molto molto carina. Ci vado a mettere altri due sprinkolini. L'abbiamo rimodificato, anche se il colore comunque non è cambiato. L'abbiamo rimodificato e ridato una nuova vita. È veramente molto molto carino. Questo ci piace. Che voto dareste? Voto? Non lo so, decidete voi. Comunque, mettiamolo da parte. Voglio osare con questo. Vediamo un po'. È impossibile andarlo a modificare qui, quindi lo travasiamo. Partiamo dal principio. Che tipo di slime dobbiamo fare? Che vita dargli? Un cloud. Che colore dare a questo slime? Vediamo. Arancione. Fantavolante. Ok, quindi dobbiamo fare arancione.
E deve diventare un cloud, quindi deve diventare uno slime con la neve. Vediamo se dobbiamo mettere qualcosa all'interno, così già ci avvantaggiamo. Amido! Bene, fantastico! L'amido con la neve non va molto d'accordo, ma per il momento modifichiamo il colore. Ok, mettiamo il colore arancione. Ho preso questi coloranti qui, che in realtà mi aspettavo fossero un po' più grandi, ma sono proprio piccolini. Però vabbè, dai, sbagliando si impara. Credevo fossero un po' più grandicelli, ma pazienza. Ok, oh mio Dio, ma oh mamma mia, sono potentissimi. Ok, io direi di mettere già un cincinino di amido. Riaddensiamo il nostro slime. E voilà, abbiamo addensato il nostro slime. Lo lascio un cincinino più appiccicoso, perché adesso ci vado a mettere la mia neve finta all'interno. Ne metto un pochino, non attivata. Come avete potuto notare lì, la neve non era attivata, non attivata. Mentre l'altra adesso la vado a attivare con un pochettino di acqua. Peccato che non mi sia uscita la schiuma da barba. Mescoliamo ancora per far incorporare. Facciamo questo movimento, infatti, per far incorporare la nostra neve. Allora, vediamo di mettere delle cose a random. Vediamo cosa dobbiamo mettere a random all'interno dello slime. I pisla! Che ci azzeccano i pisla con lo slime con la neve! Vediamo un po' se mettere l'essenza e topping. Vediamo un po'. Essenza bubblegum, ok. E topping. Vediamo se dobbiamo mettere qualche topping. Glitter. Glitter, di che colore li dobbiamo mettere? Neri. Mamma mia, raga. Allora, metto già. Allora, glitter neri. Li andiamo a mescolare. Diciamo che questo è stato un po' fallimentare. Vabbè, dai, ci sta. Che carino, però. No, scappano dall'interno le pisla. Devo mettere adesso l'essenza. Eccola qui. Ne mettiamo un po', non ho detto tantissimo, ne mettiamo proprio poca. Voilà! Vedete? Ecco il nostro cloud slime modificato. Prima era un glossy slime semplicissimo con le palline gialle. Adesso è diventato un cloud con le palline lo stesso, ma anche con i pisla al profumo di bubblegum. L'ultimo slime da modificare, anche questo qui, è uno slime verde. Vediamo come lo dobbiamo fare, che tipologia di slime fare. Bene, che colore? Prima di tutto, di che colore lo slime deve essere? Cercando di modificarlo. Arancione? E arancione sia. Mettiamo arancione perché questo arancione è mega forte, sperando che vada bene. Però glitter, anche glitter dobbiamo scegliere di che colore li dobbiamo mettere dentro. Spero non arancioni. Verdi! Ma mi sta prendendo in giro questo coso! Sinceramente è un pugno nell'occhio questo colore all'interno del nostro slime, visto che deve essere un glitter slime. Poi vediamo un pochettino cosa mettere dentro. Vediamo cosa. Dentifricio. Vabbè, di male in peggio. Cose random. Vediamo un po'. Sprinkles. Vabbè, fin qua mi sta bene. Ok, sprinkles. Ce ne mettiamo, ma diciamo che l'unico che mi è piaciuto la modifica è solo questo qua azzurro. Poi per il resto sto facendo degli epic fail pazzesco. Quindi devo mettere anche il dentifricio. Ok, non ne vorrei mettere tantissimo. Perfetto. Poi topping. Qualcosa sopra, magari. Vediamo un po'. Glitter. Che colore di glitter! Non solo ci sono quelli verdi, ma adesso dobbiamo vedere che colore. Rossi. Vabbè, Jingle Bells proprio. L'essenza. Che dobbiamo mettere dentro, Tiramisù. Al tiramisù. Ecco qua, ragazzi. Strano ma vero, ma sì, ho l'essenza al tiramisù. Mamma mia, che orribile. Mamma mia, ragazzi. Comunque, glitter rossi ed è subito Natale. Sembra biscotto natalizio. Vediamo se mettere o no lo charms. No! Topolino! Molto molto carini. Vabbè, dai, alla fine vi posso dire la verità, non sono neanche poi tanto male.
Che nome gli daresti a questi slime? Va bene ragazzi, grazie mille a tutti per aver visto questo video, spero tantissimo che vi sia piaciuto. Scrivetemi ancora sotto in un commento come avete passato ieri sera, che è l'ultimo dell'anno, e quali sono i vostri buoni propositi e i vostri sogni di questo 2019. Voglio tanto bene, grazie mille a tutti per seguirmi sempre, spero che mi seguiate anche in questo nuovissimo anno. Vi mando un bacione, un abbraccio super fortissimo, e noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovissimo video. Bye!